Dall'esperienza maturata negli anni di attività del nostro studio di architettura, io, Mario e Andrea ci siamo spinti nel voler aiutare quelle aziende che vedono negli sfrighi di lavorazione, negli scarti, un vero e sostanziale problema. Dal 2007 ad oggi, il costo medio delle materie prime è aumentato di circa il 150%. In particolare nel settore dei metalli si stimano aumenti per circa il 176%. Per le aziende questo è sinonimo di spese eccessive, mancato guadagno e accumulo nei magazzini. Per questo abbiamo creato Sfrido, il primo portale online italiano dedicato alle aziende che consente loro di poter comprare e vendere il proprio scarto di produzione. Sfrido è il marketplace dove domanda e offerta si incontrano nel mercato del riuso e del riciclo, seguendo i principi dell'economia circolare. Come funziona Sfrido? All'interno della nostra piattaforma le aziende pubblicano un annuncio, ricevono le offerte e scelgono il miglior acquirente per il loro scarto. Materie riciclabili, sottoprodotti, rimanenze di magazzino, materie prime e seconde. L'obiettivo di Sfrido è quello di agevolare il matching fra le aziende per il miglior riutilizzo di materie. In particolare connettere quelle nuove realtà che dalle rimanenze creano neomateriali. Un portale B2B che raccoglie una rete di imprese e dà vita al mercato dello scarto, guardando al territorio nazionale e internazionale. Dal nostro modello di business proponiamo alle aziende un abbonamento annuale che consente di effettuare annunci illimitati e poter sfruttare i servizi innovativi di Sfrido: messaggistica interna dedicata, geolocalizzazione dello scarto e gestione del magazzino virtuale. Da giugno 2017 Sfrido è startup innovativa e ha conquistato uno dei più importanti acceleratori italiani, Apple, chiudendo il primo round di investimenti pre-seed da 50.000 euro. È partner della città metropolitana di Bologna all'interno del progetto europeo SESME, Circular Economy for SME, ed è attualmente incubata presso le serre di Aster. In meno di due mesi Sfrido conta più di 30 aziende iscritte al proprio portale, uno spazio dedicato alle news sull'economia circolare e una community di oltre 800 persone. Con Sfrido vogliamo concretamente aiutare le aziende ad innovare verso il futuro, dando valore al loro scarto.